Allora, reparto pasta vuoto, oggi abbiamo avuto un afflusso un po', diciamo, molto d'allarmismo. Sono, diciamo, prodotti prima c'è la pasta, zuccheri, tutto quello riguarda il disinfettante, quindi il latte è finito tutto, riguardante al disinfettante, quindi tutte le mucchine, le candeggine, l'alcol. Vedendo gli scaffali vuoti, uno un po' si preoccupa che non trappini a un bambino piccolo. Pensato. I prodotti principalmente che sono stati presi d'assalto sono la pasta, lo zucchero e i prodotti di prima necessità. A mucchina, mascherina e in alternativa poi alla mucchina e alla mascherina sono stati presi d'assalto l'alcol etilico e la candeggina. Non registriamo nessun problema di approvvigionamento. Le mascherine sono praticamente esaurite. Sono andato a controllare le vendite rispetto all'anno scorso, due pezzi solamente, invece già oggi sono più di 50 pezzi venduti. Come anche per il disinfettante per le mani, la mucchina gel, esaurito. Quindi cercavo appunto la mucchina, entrando in farmacia, ovviamente vista la situazione non è stato neanche possibile trovare la mucchina, ovviamente neanche a pensare alle mascherine perché ci troviamo in questo momento lì. Di stallo. E dopo i casi scoppiati in Lombardia e in Veneto c'è veramente una psicosi. Lei consideri che rispondiamo al telefono solo per dire mascherine esaurite, gel a mucchina esaurite e tutto quanto. In alternativa alle mascherine sanitarie, poi i clienti si sono buttati anche nelle nostre mascherine antipolvere e quindi sono andati a ruba queste.